Il derby del Simonetta Lamberti tra Cavese e Benevento si apre con un minuto di raccoglimento in ricordo del leone Catello Mari. A 5 anni dalla sua scomparsa avvenuta durante un incidente stradale in una triste domenica di Pasqua a poche ore dalla conquista della Serie C1. Nelle fasi iniziali la partita vive di fiammate improvvise e complici anche il vento ed un terreno di gioco in non perfette condizioni. Così al 30° gli ospiti vanno vicinissimi al gol con Danna su cross di Grauso, abile nella girata, sfortunato nell'esito della stessa con la pala che bacia la parte alta della traversa. La rete del vantaggio esterno è però nell'aria ed arriva puntuale 3 minuti dopo. Il tiro dalla lunghissima distanza di Clemente sembra scagliato verso la porta avversaria senza troppe pretese, ma Pane è paralizzato ed accompagna con lo sguardo la palla che si ferma in fondo al sacco. Dopo una punizione di Camillo Ciano, che da solo l'illusione ottica della rete, il Benevento raddoppia. Pintori fa tutto bene sulla sinistra, il suo cross con il velo di Munard sorprende prima il centrale Cipriani e poi l'estremo meteliano Pasquale Pane. Nel secondo tempo Melotti sostituisce un irriconoscibile Camillo Ciano con l'inserimento di Antonio Del Sorbo. È proprio il neoentrato a mancare clamorosamente al 48° l'impatto con il pallone su un perfetto cross di Skeeter. La Cavese però è spenta, riesce solo ad alzare il tasso agonistico ed il Benevento è bravo a non cadere nelle provocazioni. I 20 minuti finali sono vietati ai deboli di cuore, succede tutto il contrario di tutto senza però invertire l'esito del match. Skeeter al 69° riapre l'incontro, approfitta di un batte e ribatti a centrocampo, si invola e una volta in area trafigge con un preciso diagonale Paoloni. Passano 2 minuti e va sempre Skeeter a battere una insidiosa punizione dal limite. Lo sguardo del capitano è verso il cielo, in ricordo dell'ex compagno Catello Mari. Il suo tiro è leggermente deviato ma il pallone va comunque in fondo al sacco. Il Lamberti si riaccende e inizia a sperare. La partita vive minuti convulsi. Al 75° doppia ammonizione di Sirignano e Cavese in 10. Il conto degli uomini in campo si riequilibra poco dopo per il rosso diretto di Landaida per una gomitata in area a Cipriani. All'82° Evacuo prova la magia, il suo lungo pallonetto non sorprende Pane. 2 minuti dopo ancora Skeeter su punizione e chiama al difficile intervento Paoloni. Nei minuti di recupero si decide tutto, Cipriani impegna Paoloni in una difficile parata a terra. Poco dopo Munari ci prova dalla lunga distanza e il suo fendente finisce nel 7 alla destra di Pane. Per il Benevento il gol della vittoria e della sicurezza almeno dei playoff, per la Cavese il gol che spezza il morale e la condanna al fondo della classifica a 2 punti dal Foligno.